benvenuti a tutti a questa puntata, la trentesima di Il Marciapiede dell'Arte. E oggi Il Marciapiede dell'Arte ci porta fuori dall'Italia ancora una volta e si allunga, si estende addirittura fino a un'isola americana negli Stati Uniti. In sport che andiamo a trovare l'artista italo-americana Vittoria Chierici, che è un artista di Bologna, con tanti anni di attività alle spalle, che ha iniziato negli anni Ottanta, intorno diciamo, al gruppo degli Enfatisti, col gruppo degli Enfatisti, che molti di voi ricorderanno, era un gruppo che si era formato a Bologna, intorno alla figura di critica e curatore Francesca Linovi e alla Galleria Neon, poi, no? E poi lei ha vissuto tra Milano e negli Stati Uniti, dove ha anche studiato in parte, e ha fatto varie mostre, tra cui anche nel PAC di Milano, dove ci sono delle sue opere in collezione. Lavora con le gallerie ESSO di New York, con la galleria italoamericana di Filippo Fossato e Jennifer Bacon, e con Fabio Rossi nella galleria Rossi & Rossi a Hong Kong. Quindi Italia, Stati Uniti, Cina. Dall'altra, negli Stati Uniti, fino agli 70, anni 80, se non ricordo male, Vittoria Chierici, insieme a una sua amica, Manuela Filiaci, avevano aperto una galleria, uno spazio espositivo che era una vetrina praticamente, quella che poi avrebbe fatto anche Cattelan e Gioni negli anni 2000. Non l'avevano fatto tipo una ventina, 30. 30 anni prima. Poi oggi abbiamo anche, come sapete, ogni volta abbiamo come ospite un critico, un curatore, una critica, una curatrice. Abbiamo Barbara Vincenzi, che è una storica e critica d'arte di Ferrara, che ha lavorato sia nel campo della comunicazione, utilizzando disegno, e sia anche nell'ambito della curatela d'arte, lavorando per spazi espositivi come la Cade Carraresi a Treviso, Palazzo Zenobia a Venezia, l'Officina delle Zattere, sia della Biennale di Venezia, Museo Carlo Zola Faenza, e ha collaborato con Techmedia, Contemporary Art, Art in World come riviste. Poi salutiamo Danilo Sciorilli alla regia e soprattutto anche Radio Arte da Siena, Martina Liscova Fusi e Federico Fusi, e Urge TV, che è una televisione appunto da Genova, oggi è con noi Maria Angelica Guerrero. Allora, cara Vittoria, visto che è un po' di tempo che non ci vediamo, allora intanto abbiamo un po' sintetizzato la tua storia, la tua vita. Ecco, come sei finita? Perché uno, vabbè, che un artista va a New York è una cosa abbastanza, diciamo, normale, insomma, no? Ma come sei finita a Eastport, che è una piccolissima isola del Maine, è uno stato degli Stati Uniti, Vacational Land è denominata, perché devi sapere che gli stati degli Stati Uniti hanno tutto un motto, per esempio il Texas è Lone Star, oppure Golden State, la California, The Empire State, New York. È molto divertente, insomma, questa cosa, come gli stati si vogliono rappresentare. Che sei andata a fare fino a Eastport? Cosa ti ha portato su quest'isoletta? E Ciao cosa Giacinto, fai? intanto ti Ciao! ringrazio per questa opportunità, per rivederci ancora dopo tanti anni. Ringrazio Barbara Vincenzi e tutti i tuoi amici che spero, Radio Arte, spero di vedere di persona un giorno. Allora, io sono qua dal 2017 che vado e vengo tra Milano, New York e Eastport, perché fa parte, Eastport è una tappa di un progetto che ho iniziato nel 2011, che si intitolava Voglio viaggiare su una nave per dipingere il mare. E questa è una mia tappa, sono stata a Nord Atlantico nel 2015, vicino sul mare della Groenlandia, e
Poi sono scesa nel Maine, sono stata in altri posti sulla costa del Maine e poi mi sono fermata qua, anche perché bloccata dalla pandemia. E è un progetto a lungo termine. Ah, quindi la scusa, non è una scelta artistica, sei rimasta intrappolata. Beh, diciamo che gli ultimi 2 anni sono rimasta intrappolata. La scelta artistica è che io sono nomade, ero nomade, e quindi questa faceva parte del mio itinerario artistico, perché non ho una vita quotidiana, la mia vita si basa solo sul lavoro che faccio, per cui anche i luoghi, i posti dove vado hanno questa particolarità, insomma, cioè fanno parte della mia vita, hai capito? Sì, sì. Quindi quello che volevo dirti, aspetta, voglio farvi vedere l'oceano, perché io sono sulla Eastport, è la città. Intanto voglio parlarti di Eastport. We don't see the ocean. Do you want me to show the ocean? Yeah. Okay, ti faccio vedere l'oceano, stiamo ruotando il telefonino. No. Ecco, scusi, ci presenti John, lei? Scusi un attimo, ci presenti lei? John Lauder, una curatrice del posto, ha organizzato molte mostre e te la presento anche perché mi sta aiutando tecnicamente parlando. Ah. Ecco, lei adesso ti gira il telefono, ti fa vedere la baia dove sto, che è la parte sud, okay. Che è la parte sud della... Mi senti? Sì, sì. Vediamo che è tutto un paesaggio innevato. Esatto, qui abbiamo neve e oceano. Questo è l'oceano al confine con lo stato canadese del New Brunswick. Siamo sul 46esimo parallelo. E di fronte a te c'è una famosa isola, Campobello, dove c'era la residenza estiva della famiglia Roosevelt, di Franklin Delano Roosevelt. Questo posto, Eastport, è una città che ha molta storia e oltre ad avere la più alta, tra le più alte maree dell'Oceano Atlantico, è una famosa whirlpool, che sarebbe un vortice, uno dei più grandi che ci sono nell'emisfero nord dell'Oceano Atlantico. Per cui ci sono varie voci, diciamo, da quella geologica a quella storica, che a me interessava molto, perché il mio lavoro sul mare ha a che fare con la luce e con la storia. Ecco, perché scusa, tu sei una pittrice, ma il tuo lavoro ha a che fare sempre col contesto, perché tu parlavi, esatto, appunto di nomadismo. Sì, perché vedi, non è un nomadismo stilistico, ma è soprattutto un nomadismo nel senso che tu ti sposti continuamente, come accennavi, no? Sì, mi sposto perché lavoro sul luogo del progetto, cioè in sito, capisci? Non ho uno studio fisso, non ho una casa, vivo tra B&B, cioè bed and breakfast e alberghi, e quando ho bisogno di lavorare in uno spazio vasto, mi prendo in affitto o uso uno spazio come quello che ti farò vedere qui, in questa casa che è un seminterrato. Ecco, vedi, che è una casa studio praticamente, no? Stai guardando una barca che sta andando verso il Canada, è un traghetto. Sì, lì ci sono anche le balene, mi sembra, in quella zona. Sì, ecco, da un punto di vista anche del mare, il mare, l'oceano qui è molto interessante, perché non vedrai le onde perché siamo in una baia. E passano le balene, passano le oche canadesi quando migrano verso il sud, ci sono foche, ci sono altri tipi di mammiferi tipo delfini, porpoise si chiamano, sono dei delfini più piccoli, quindi, e poi soprattutto le aquile americane, che non sono solo qui, ma ce ne sono parecchie anche qui a Eastport. E quindi ti stavo dicendo che il fatto di lavorare nel contesto ambientale per me è molto importante, perché è un po' la mia vita, capisci? Cioè il modo, non solo è uno stile di lavoro, ma è anche uno stile di vita. Ok. Vabbè, allora adesso cosa... questo. È importante che sia uno stile di vita che corrisponde poi alla ricerca artistica. Cioè proprio al completo, insomma, direi.
È una scelta che ho fatto io anni fa e ti devo dire che io mi considero quasi un reporter nell'arte, cioè faccio un lavoro investigativo. I temi sono importanti, ma più che altro è importante il fatto che io nel tema ci entro. Certo. È vero che sono una pittrice, però io ho studiato fotografia e cinema e storia dell'arte al DAMS molti certo. anni fa. Quindi ho un background storico e poi ho anche un diploma da produttore esecutivo perché ho fatto 3 anni di cinematografia a New York. Quindi ho una preparazione molto eclettica, sì. E la pittura, sai, la pittura a un certo punto ho capito che la pittura, nonostante io faccio molte fotografie e ho girato anche dei brevi video, la pittura dà vita alle cose in un certo senso. Ho un tipo di pittura gestuale, un po' perché ho studiato la SVA, la School of Visual Arts di New York, e quindi ho un background più americano in quanto pittura, però ho anche apprezzato moltissimo degli artisti italiani come De Pisis e Schifano, per esempio. Ecco, una cosa che ti accomuna, l'amore per questi artisti, è un comune amico che appunto attorno a cui diciamo è cresciuto il tuo, anche il mio lavoro, insomma, soprattutto negli anni Ottanta, la seconda metà degli anni Ottanta, che è Corrado Levi, no? Sì. Sì, certo, è stato proprio lui, è stato con lui che sono andata a Palazzo Grassi molti anni fa a vedere una antologica di De Pisis e mi colpì molto, non soltanto per la tecnica, ma anche per il concetto, perché trovo De Pisis uno dei più grossi artisti concettuali italiani. In che senso? Sai, fa oltre la metafisica in certi lavori, non sono soltanto i fiori, ma sai, queste view sul mare con degli still life messi in un certo modo, e ha un significato che secondo me va oltre la metafisica. Peccato che a Ferrara sia ancora chiuso l'edificio che ospitava i musei civici, nel quale c'era anche De Pisis, oltre Boldini, insomma, nel quale si poteva insomma ammirare. Dopo il terremoto di 10 anni fa, ancora è completamente in ristrutturazione, quindi chiuso. Mi dispiace, ma io sì, certo, quando vengo in Italia, in realtà guardo tutto, sono molto affascinata da qualsiasi cosa, ho sempre no, vedo che però è un piedino riguardo la figurazione, ce l'hai molto italiano, Dunque, intanto vorrei dire una cosa, che io ho 2 linee di lavoro, una di carattere storico, questo per il mio background, io ho dipinto... Ma si possono vedere delle immagini intanto che parla? Vittoria. Danilo può mandare delle immagini del mio lavoro, poi se vuoi scendo nel seminterrato e ti faccio vedere lo studio. Certo, sicuramente andiamo in studio perché siamo qui per quello. Allora tu gli stavi dicendo, ci sono 2 linee del tuo lavoro, insomma, in generale. Una... Questa che state vedendo è ancora il lavoro sull'oceano. Iniziato nel 2001, è una linea quasi impressionista, dove però io non ho di fronte l'immagine, capisci, sul cavalletto, ma sono dentro l'immagine, sono dentro il contesto ambientale, per cui sono impressioni che vengono dal mio modo di vivere in quel contesto. E questi pezzi che vedi, che appartengono alla serie sull'oceano, che inizia appunto col titolo Voglio viaggiare su una nave, perché ho viaggiato su una nave cargo. Ecco, appunto, racconti questa cosa. Tu ti sei a un certo punto, che anno era, ti sei imbarcato su una nave, no? Che era una nave della mercantile. Allora, nel 2011, alla fine del 2011, giugno, mi sembra 2011, adesso non ricordo se è 2012, comunque c'è tutto nel mio sito, io mi sono imbarcata nel porto industriale di Amsterdam, a una 30 di chilometri da Amsterdam, per andare a Cleveland, Ohio, nei Grandi Laghi, nella zona dei Grandi Laghi, su una nave polacca
non una nave container, ma una nave estiva, dove portava... E comunque una nave mercantile, non era una nave passeggera. Una nave commerciale, sì, una nave commerciale. Ecco, ma come, cioè, come ci si imbarca su una nave commerciale? Ci si paga un biglietto, si dà in cambio del lavoro... Sì, esatto, c'è un biglietto, c'è una, non è un biglietto, c'è una, diciamo, paghi il mantenimento della nave quotidiana, paghi su $100 al giorno, è un po' come andare in albergo in un certo senso, ma io ci sono entrata per un progetto artistico e ti dirò che sono stata sostenuta da molte persone in questa idea, un'idea che mi è venuta così all'improvviso come spesso mi succede, ma è un'idea che mi ha lasciato molto... colpita, mi ha colpito molto, per cui ho continuato appunto da... Come si chiamava questa nave? Come si chiama? Isolda. Isolda, ma senti, ma i marinai, insomma, il capitano, cioè le persone della nave, che dicevano di questa ragazza, un artista che va lì a dipingere? Beh, io ho dipinto davvero sulla nave, a Coppa. No, lo so, per cui... C'era un tavolino dove mi sono messa lì e quando, cioè, abbiamo avuto anche una gale, che sarebbe una tempesta forza 8, lì non potevo stare a poppa, se no ci stavo. Sono stati tutti molto gentili, guarda, io ho rotto le scatole a tutti perché giravo dei film di continuo, 24 ore su 24, anche con la tempesta, andavo fuori col vento forte così. Ma sono stati molto gentili e poi abbiamo fatto dei passaggi interessanti perché abbiamo fatto quello che si chiama il St. Lawrence Seaway, cioè è un canale che è parallelo al fiume St. Lawrence, fiume canadese, per cui dopo aver attraversato l'Atlantico siamo saliti verso Montreal, ci sono state 14 chiuse da fare. Quindi molto, okay, molto affascinante. Poi da lì sono passata in Islanda, in una città di 300 abitanti al nord dell'Islanda, nell'inverno di gennaio del 2015, e sono stata lì 3 mesi, e anche quello è stata un'esperienza molto difficile perché era buio e io ero depressa col buio perché non siamo abituati a vivere nel buio, ma con cambiamenti di luce, sai, con l'aurora boreale tutti i giorni, fantastico. E poi da lì sono scesa sempre non sul mare, non via mare, nel Maine, a Stonington, dove aveva vissuto e lavorato un artista americano dell'inizio del Novecento che si chiama John Marin, non so se te lo ricordi, è un primo astrattista. E volevo andare lì per entrare, diciamo, nelle scarpe per seguire i passi di John Mari. Poi sono venuta qui a Eastport e ho in mente, dunque io alla tua domanda, come si fa andare su una nave? Io ho un agente a Londra, ho un'agenzia a Londra, un agente, una persona che mi conosce molto bene, a cui chiedo di mettermi sulle navi commerciali. Nel 2018 stavo per salire su una nave di scienziati che volevano attraversare con delle icebreaker, che sarebbero del piccolo rompighiaccio, il passaggio a nord-ovest, cioè dall'isola di Baffin in Canada fino all'Alaska. Poi sono successi dei problemi politici tra i russi e i canadesi, eccetera, per cui insomma non siamo riusciti a partire. Però questo viaggio lo voglio fare, ho già parlato con il mio agente a Londra e sarà uno dei miei progetti anche questo, di attraversare il passaggio a nord-ovest, perché è una metafora, capisci? È è una metafora della grande esplorazione degli anni passati, della fine 800, primi del 900, dove peraltro tante persone hanno perso la vita, ed è anche una metafora letteraria. Beh, certo, Moby Dick, l'epopea americana, Melville e via dicendo. Esatto. Bene, allora vediamo un po' degli altri lavori che fai adesso. Allora, mentre Danilo... Ah, comunque intanto ti porto i saluti di Loredana Parmesani, che qui ha scritto, ci saluta. Dice, molto ciao bene. Vittoria, che bello rivedervi. Speriamo che ci faccia qualche considerazione anche lei. Va bene. Allora, io adesso mi sposto e scendo dove ho il computer
collegato. E se Danilo vuole mandare dei miei lavori ancora, ecco, questi sono i lavori sulla scuola di Atene che poi vi spiego nello studio. Ecco, questi sono appunto i lavori storici di cui parlavi tu, che questi, esatto, due, Danilo, questi due aspetti, Danilo, quello che riguardano Danilo, i lavori storici e quelli che riguardano, diciamo, i lavori ambientali, insomma, più in generale. Questa sembra la scuola di Atene, quella che stiamo vedendo, no? Ecco, sto scendendo le scale, nel frattempo potete far vedere delle immagini. Sì, sì, stiamo guardando le immagini, credo che sia, non sembra quella della scuola di Atene. Ah, senza credo, eh? Qui è riconoscibilissima, c'è la posizione di Michelangelo accovacciato, Platone, Aristotele. Anche questo ovviamente lo schema, anche questa qui sembra la scuola di Atene. Va bene, visto che stiamo guardando questi lavori della scuola di Atene, Vittoria, ecco, ci dici allora, un po' su allora, queste immagini. Is it mute? Mi senti? Sì, ti sentiamo, ma no, ecco, dicevo, allora, visto che stiamo guardando i lavori della scuola di Atene, ci dici un po' qualcosa su questo ciclo di lavori? Allora, io adesso ti sto parlando dallo studio e vedi alle mie spalle... Hai la scuola di Atene alle spalle, una delle immagini, esatto, che abbiamo visto. Canovaccio, okay. Numero 4. Allora, adesso ti spiego l'altra mia linea di lavoro che inizia nel 1984, dopo l'esperienza con gli empatisti, con Francesca Linovi. Io andai... Quando ci siamo conosciuti, praticamente. Esatto. Sì. Io sono andata a Milano, ho lasciato il gruppo, siamo rimasti molto legati, sai, con Ivo Bonacorsi, Emily Gabue, certo, tutto il gruppo degli empatisti, e lì feci il primo lavoro storico, tra virgolette, fu la Coca-Cola di Andy Warhol. Non so se ti ricordi quei lavori. Certo, come no. Perché, non lo so, ma un po' sai il mio background di storica dell'arte, e nello stesso tempo la mia interpretazione di alcune opere storiche mi ha fatto un po' da palestra, no? Mi ha fatto un po' da palestra per quello che riguardava, diciamo, la grammatica della pittura, perché vedi, io ho lavorato molto appunto con la fotografia e anche un pochino col video, però la pittura che mi dà questo senso di movimento, di dar vita alle cose, ha anche una dimensione sintattica e grammaticale. Quindi attraverso questa linea storica io ho anche assimilato delle interpretazioni contemporanee del passato, della tradizione. E su questo io sono molto positiva, cioè non è un fatto ideologico, non è una scelta ideologica, ma è una scelta proprio... di feeling, che viene da un sentimento. E quindi ho lavorato su alcuni temi storici, per esempio la volta stellata del mausoleo di Galla Placidia, dove al posto delle stelle ho messo delle palle da tennis, e poi sono passata alla battaglia di Anghiari di Leonardo. Questo è stato il mio primo lavoro narrativo e investigativo. Ti devo dire che passo dalla narrazione, come vedi alle mie spalle, che appunto invece si riferisce alla scuola di Atene, lavoro iniziato nel 2016 in nello studio che avevo a Union Square a New York, e questa è, diciamo, è la parte narrativa, mentre poi più tardi ho sintetizzato in... Non so se lo vedi adesso qui, ecco, in composizioni più astratte. Astratte, diciamo, certo. Astratte. Quindi passo velocemente dalla fase narrativa e figurativa all'astratto, e non ho nessun problema a farlo, perché sono due dimensioni di lavoro diverse, capisci? La prima è investigativa, l'altra è compositiva. È una composizione, sì, sì, certo, che diventa anche divertente, capito? Ecco, come vedi qua, diciamo, la parte investigativa è quasi come uno schizzo, perché ci sono dei testi che
che, nel quadro che c'è qui, che si chiama Canovaccio 4, perché Canovaccio? Perché questi lavori sono stati fatti tutti a tela libera, cioè senza telaio. Prima perché mi piaceva l'idea di lavorare senza telaio, il telaio mi piace poco, e poi anche perché spostandomi da una città all'altra io spedisco questi lavori più facilmente, capisci? Io non ho un magazzino, io lavoro e poi questi schizzi che faccio, queste sorte di diario, è come un diario, è uno studio quasi diaristico del lavoro, viene spedito. Avendo fatto storyboard mi ricorda molto. Come? Avendo fatto molto storyboard, perché ecco, ho studiato disegno animato. Hai trovato la parola giusta, è proprio mi ricorda uno molto questi passaggi qua. Esatto, è proprio uno storyboard. Esatto. E io ho lavorato su due tele diverse con questo ciclo sulla scuola di Atene di Raffaele. La scelta delle opere non viene per caso. Per esempio, ti voglio dire, quando ho lavorato sulla battaglia di Anghiari, un ciclo che è durato quasi 10 anni, il motivo era la guerra del Golfo. Cioè, la guerra del Golfo. Ti ricordi? Okay. Sì, certo. Storm, come si chiamava? Beh, adesso. Comunque, parto da un input che mi viene dalla realtà e poi lo trasformo quasi in pop art, cioè la storia, l'approccio che ho con queste opere storiche grosse, perché stiamo parlando di Leonardo, di Raffaello, eccetera, è un approccio quasi pop. Direi senza quadro. Questo è il tuo primo lavoro, quello sulla Coca-Cola. Esatto, beh, quello per apporto. Ah, quell'impronta è rimasta, insomma. Sì, direi di sì. È vero che ogni lavoro, vedi, ha già in sé un proprio DNA sintattico, e per cui è chiaro che io cambio certi valori, certe distanze all'interno proprio della grammatica pittorica, le cambio. In questo caso ho lavorato anche con la scrittura, cosa che non avevo mai fatto prima. Ho lavorato anche in modo più figurativo nel caso della scuola di Atene, perché mi interessava anche cercare l'identità dei personaggi. Non l'ho trovata perché non l'ha trovata nessuno, ma questo è l'aspetto affascinante, misterioso di investigare un tema, cioè non soltanto di interpretarlo sul piano formale, ma di entrarci dentro e di studiarlo in un modo visivo. È come se io lo studiassi, ma in un modo visivo, non come potrebbe fare un filologo. No, scientifico, no. Beh, certo, essendo un artista. No. Certo. Chi lo sa se sono un artista? Non lo sai. Cosa pensi di essere? Una nomade, ha detto. Esatto. Non so, è una parola arte così ampia, no? E vaga, per cui io penso di essere... effettivamente uno stato mentale come quelli che hanno per esempio l'orecchio perfetto, no? Nella musica, sì. Il fattore visivo è la persona che riesce a comunicare solo attraverso le immagini. Io so scrivere a malapena il mio nome. Ma scusa, ma e quindi ma questo visivo che ha a che fare con le visioni? In qualche modo la visione anche magica degli sciamani di questo mondo, a cui spesso l'artista viene anche accostato in alcuni casi. Guarda, mi piacerebbe entrare in una dimensione più, diciamo, spirituale, e ho pensato anche di incontrare, vedi qua per esempio a Ispor, c'è una a 5 miglia da qua, c'è una grossa tribù dei Passamaquoddy, tribù dei nativi americani,
e dove c'è una cultura anche rispetto alla natura di quello di cui tu stai parlando, cioè molto più spirituale, più simbolica di quella visiva di cui parlo io, che è più un'esperienza diretta di quello che vedo, capisci? E ci sto studiando, non è facile comunicare con i nativi americani, non è facile, è molto difficile. E quindi sì, c'è anche quell'aspetto lì, diciamo, di visionario, ma io ho più facilità ad avere proprio un'esperienza diretta, quasi en plein air, se posso dire. Ok, più impressionista. Senti, qua c'è una domanda da Stefania Bricola che ci arriva, che dice una domanda riflessione, una sorta di scrittura visiva automatica come quella dei surrealisti? Non lo so, l'inconscio, no, lavoro più per caso che per inconscio, cioè mi possono succedere degli incidenti mentali, ma non ho mai lavorato partendo dal fatto di ragionare fuori dai parametri proprio della realtà. Devo dirti che è un rapporto molto forte che ho io con la realtà, anche se ovviamente sappiamo tutti che poi con l'arte passi dalla realtà al simbolico, no? Sempre, qualsiasi tipo di arte tu produca. E quindi direi surrealismo poco, più dadaismo in un certo senso, per certi versi. Okay. Anche se poi le due cose sono correlate. Ok. Ma io la vedo più, la frase dice pensatore visivo, una traduzione di quello che lei sente, no? Di quello che lei vede, e in cui immette anche la casualità che fa parte del... impressione. Sì, è vero, è indubbiamente l'incidente è molto importante ed è molto importante il dadaismo per me, e anche se, ripeto, uso degli strumenti pittorici, ma li uso in un certo modo. E l'altra cosa che appunto queste due linee che ti dicevo, la che io mi rapporto col mare, come diceva prima Giacinto, quasi con un'idea impressionista, mentre con la storia è più freddo il mio rapporto. Ok, allora facci vedere altre cose, visto che siamo in studio. Allora questa è la... È molto difficile per me, probabilmente. Allora, intanto ti faccio vedere questo bel catalogo. Io ho fatto una mostra a Hong Kong, lo vedi? Si alza un po'. Ecco, questo è il catalogo che ha prodotto. È una forma di album. Esatto, sì. della mostra di Hong Kong che si è chiuso un mese fa, e dove c'è tutta la storia di questi miei lavori, vedi, sulla scuola di Atene. Fatto molto bene il catalogo, perché racconta, è un po' come un diario, racconta anche, è in cinese, cioè okay. è in cinese ma anche in inglese. È molto divertente avere un catalogo in cinese, trovo. Ecco, vedi, è stato fatto molto bene, con anche, vedi, l'originale. E questo era tutto sulla scuola di Atene, questa mostra? Sì, ecco, questa mostra si chiama, allora, I vestiti dei filosofi, curata da Filippo Fossati e Jennifer Bacon, e alla Galleria Rossi e Rossi di Hong Kong, ed è una mostra, che la terza mostra che faccio personale su questo ciclo, che ha a che vedere, sai, la scuola di Atene. Sulla scuola di Atene o sui vestiti dei filosofi? I vestiti dei filosofi nascono perché della scuola di Atene
ho cercato l'identità dei filosofi, però poi sono approdata alla posizione, alla postura dei filosofi, e la postura era data dalle tuniche. Per cui il titolo, ecco il titolo, I vestiti dei filosofi, aspetta che porto qui un quadro più piccolo, ti faccio vedere, no? I'm moving because... sorry. Ok. Vedi? Queste forme, adesso io, ecco, forse Danilo può mandarne altri di quei lavori lì Sì, che ho. ecco, andando, sposto un po' più a destra, la tua destra, ecco, così va bene. No, la tua destra, se no ti copre la faccia, ecco. Allora, queste che sembrano come anche un po' degli smeraldi, rubini, topazi. Dici la tunica, la forma della tunica e l'identità, poi assieme Certo, ma naturalmente. tu hai studiato anche perché un filosofo, un personaggio, perché non sono tutti filosofi, ha la tunica di un colore più che di un altro. C'è una simbologia nelle intenzioni di Raffaello? Sai che nessuno là lo sa? Non No. pare, vedi, a quei tempi lì la teoria del colore era quella di Aristotele, dei sette colori, però non è detto che la teoria diventi pratica nell'azione pittorica. C'era una codificazione, non era una codificazione, una scelta compositiva, è diversa. Io non ho letto niente sulla simbologia dei colori delle tuniche, però devo dire che ci sono due elementi, due. Però Aristotele ha una tunica marrone e un mantello, diciamo, azzurro. Azzurro, Quindi esatto, azzurro. Ti c'è la faccio mano che vedere. indica la terra, mentre Se Danilo può Aristotele indica mandare col in onda tutti sedere. questi pezzi qui, Danilo, mi faresti un piacere se mandi in onda questi pezzi che sono, ecco, grazie, anche gli Ecco. altri. Vedi, per esempio, qui siamo ancora nel gruppo di Socrate, passiamo ad altri. Ecco, questo lì, ecco, vedi qua, questi colori in tutte le composizioni che ho fatto rimangono sempre gli stessi. Socrate è verde, Platone è rosso, questo qui che vedi, azzurro e verde, tu lo dici marrone ma è verde, sai, lì dipende anche dalla riproduzione che noi vediamo dell'originale, sarebbe Aristotele. E poi ci sono Sì. altri personaggi. E sempre io ho le composizioni che ho fatto, ho sempre mantenuto ovviamente gli stessi colori, non li ho mai cambiati i colori, capito? Per cui in effetti in quel senso lì diventava quasi simbolico nel mio lavoro, ma non in quello di Raffaele. Diventava simbolico perché diventava una grammatica compositiva Perché tu quindi. dici che era solo invece una questione compositiva per Raffaello. Guarda che in quegli anni, cioè, l'iconografia e l'iconologia erano molto forti, nel senso, poi gli artisti non erano come oggi, che vabbè, si alzavano la mattina in plein air e vanno a dipingere sulla nave o su dove vogliono. Cioè, c'era tutta una scrittura della scena, del racconto, insieme a degli intellettuali dell'epoca. Certo, Che poteva certo. essere appunto un filosofo, che poteva essere anche un religioso, insomma. Beh, Quindi. certo. Quando tu però dici iconografia non è detto che sia simbologia, cioè voglio dire che non sappiamo perché Platone fosse vestito di rosso e di azzurro. No, non c'è, io non ho letto niente a proposito, per quanto puoi immaginare che ci possa essere un accostamento, hai capito? No, Però. certo, ma infatti non ti dicevo che tu sei obbligato a fare questo, poi l'artista fa quello che vuole, insomma. Chiedevo solo se ti fossi interrogata anche in questo senso, Sì, un no, po' beh, meno. certamente mi sono Poi il interrogata. risultato per l'artista è importante, il risultato visivo del quadro, del disegno o della Certo. scultura, insomma, di quello che è del suo prodotto, al di Ma là guarda, mi sono delle informata, intenzioni di certo. partenza, no? Cioè, nel senso, Raffaele voleva pensare quello, ecco, ma allora se uno
rappresenta un mare, per semplificare, deve capire quali sono le intenzioni del mare. Se l'artista lo vuole fare, lo fa, ma se no, cioè, voglio dire, è importante. Senz'altro, guarda, l'iconografia può esserci, però tu devi pensare che questa faccenda sui filosofi della scuola di Atene non è che sia stata rivelata poi più di tanto. Lui aveva, certo, alla corte di Giulio II, aveva degli intellettuali, lui stesso era un intellettuale perché veniva da una, certo, famiglia che è molto colta. C'era un certo Eugenio da Viterbo che era un consulting, come si dice in italiano, un consigliere, insomma, su tutto. Sì, certo, ma anche Baldassare Castiglione. Baldassare Castiglione, esatto. E Inghirami, Fedra Inghirami, un altro intellettuale del circolo, dello stesso circolo. C'erano, e poi tutta la scuola di Atene è allusiva, capisci? Platone, certo, vogliono vedere Leonardo, poi potrebbe esserci Michelangelo davanti, che sarebbe questa figura più scura, viola. Sì, col blocco di marmo che poggia sul blocco di marmo, esatto, diciamo, una specie di sarcofaghetto, panchina, come lo vogliamo chiamare. Esatto, marmo, cioè, dovrebbe essere Eraclito, allude. Sì, è Eraclito. Che tra l'altro Raffaele inserisce all'ultimo momento, perché all'inizio non l'aveva messo. Esatto. Lo inserisce dopo che ha visto la Cappella Sistina, e quindi, esatto, non può fare a meno. Sì, nel disegno che c'è alla Borsiana di Milano non c'è. Infatti non c'è. Quindi, insomma, è affascinante anche, diciamo, entrare appunto con i mezzi visivi, entrare in tutte queste... questi misteri un po' della storia dell'arte, perché poi la verità è difficile poi saperla se non ci sono dei documenti. Vedi, anche con la battaglia di Anghiari è stato quasi un film. Certo. Cos'altro hai ancora da farci vedere o da raccontarci? Da raccontarci possiamo stare una settimana, ma... Ecco. Volevo dirti che quei pezzi di mare che abbiamo visto prima, ecco, vorrei farti vedere, se Danilo mi fa il favore di trovare la vela, perché io non ce l'ho in studio, è molto grande, la vela è una vela che io ho dipinto 3 anni fa e che verrà invece esposta. Ma quando eri imbarcata sulla nave, Isolda? No, la vela l'ho dipinta qui. Do you have my telephone here? Ah, questa, sì, che l'avevamo vista anche prima. Cioè, nel senso che tu hai usato come supporto una vera vela. Esatto. Vedi, cos'è una randa? Che cos'è? Una... Questo è un fiocco. Un fiocco. Oh, sì, questo è un fiocco. E questa vela, che ha dei colori particolari, si chiamano i colori guerra, è una società di New York che fa dei pigmenti molto saturi. E, è un fiocco che mi è stato dato perché si era rotto durante una tempesta, e io ho riciclato questo materiale che si chiama Dacron, che è il materiale con cui fanno le vele, e ne sto facendo. Ma non eri imbarcata su questa nave dove c'era questa vela, però? No, in questo caso no, è una piccola barca a vela. Ne sto facendo delle altre perché saranno i backdrops, cioè la scenografia di un festival di 3 giorni che organizzo con una coreografa, Liz Gehring, e una famosa compositrice che si chiama Yves Beglarian. A me piace molto collaborare con gli altri artisti. Dove lo fai questo? Dove hai organizzato questo festival? A Eastport. A Eastport. Quando? Nel 23. Più o meno. Abbiamo già cominciato a lavorarci, e la performance che è di 3 episodi. Un episodio che ricorda le fabbriche di sardine, perché qui c'erano delle fabbriche in cui scatolavano le sardine, si chiamano canneries, right? Mm-hmm. John Bowden è, oltre la mia essere la mia tecnica, è una curatrice qui di Eastport, ha organizzato molte mostre, viene dalla California, e lavorava nel computer. What did you do with the computer? Database developer. I worked for Apple computer back in the early days. Vedi? Where did you escape from Apple? Yeah. Io trovo fantastico. E lei suona il basso. Ah, okay. Wow! Va bene.
Sì, quindi lei fa parte di questo festival anche... Sì, io trovo fantastico lavorare con artisti di vario tipo, di varie forme. Ma quindi si farà quando? L'estate? Quest'estate, si fa nell'estate del 2023 in tre luoghi diversi qui a Eastport. E io ho chiamato uno la scatola, la fabbrica, ex fabbrica di sardine. Sì, e l'altro sarà... Dunque, per la fabbrica di sardine io ho trovato le vecchie sirene che si usavano nelle fabbriche per chiamare la gente che veniva a lavorare. Ogni sirena aveva un codice per cui le persone che venivano a lavorare nella fabbrica sapevano cosa dovevano fare. Per dirti, c'era un suono solo per quelli che tagliavano la testa alle sardine, un altro suono per quelli che le mettevano in scatola, un altro suono ancora per quelli che pulivano il pesce. Hai capito come funzionava? Per cui abbiamo trovato... E un altro quando finiva il turno. Esatto, abbiamo trovato quattro di queste vecchie sirene dei primi del Novecento e li stiamo mettendo a posto e verranno issati su delle barche, per cui chiamiamo le persone a riva, diciamo, verso il porto dall'interno. E poi c'è un episodio invece che è più tecnico della coreografa Liz Gehring, che è una coreografa che viene fuori dalla scuola di Trisha Brown. La musica, poi c'è un terzo episodio invece in una chiesa dove c'è un vecchio organo, e qui forse ci sarà un lavoro basato un po' sugli indiani americani, sugli indiani di questa zona, no? Che si chiama, prima l'avevi detto il nome? La tribù dei Passamaquoddy. I'm talking about the tribe. Perché è molto importante. Vedi qua la storia, in questo paese che uno pensa che è remoto, è molto lontano da tutto, non ci sono mezzi di trasporto, ma gli inglesi nel 1812 hanno cercato di rientrare per ripossessarsi di questi territori. E tutta questa zona era degli indiani Wakanabi, what is their name? Wabanaki, che è una gens indiana, poi suddivisa in varie tribù. Quindi insomma ti dico, ci sono sempre tante cose, ma io vedi, ho invitato una coreografa e una compositrice come Yves Beglarian, che a livello internazionale, tutta gente che ha lavorato a New York, nelle grossi teatri, eccetera, incuriosita se accettavano di venire in un paese di poche anime e così lontano, senza il glamour della grande città, della carriera, del successo. Loro mi hanno detto di sì. E come succederebbe in Italia? Davvero? No, andiamo in gruppo a vederlo nel 2023. Mi piacerebbe. Quindi bisognerà organizzare una spedizione. Senti, qua ci sono... Giacinto, qui ci sono stati questa è una comunità di artisti, per questo ti volevo presentare Joan, certo. Perché lei ha organizzato delle mostre, ma negli anni 70 e anche prima ci sono state delle mostre qui al museo locale che si chiama Tide Institute, di artisti noti. Qui per esempio vive qui vicino Richard Van Buren, non so se lo conosci, è stato qui anche Hamish Fulton, te lo ricordi? Come no? Con Fulton ho anche lavorato varie volte. Ed è del giro di Craig e di Richard Long, capito? Sì, lui è un land artista del Kent. Esatto. E ci sono stati molti artisti newyorkesi che sono venuti qua per vari motivi, alcuni di loro importanti. Sì, io vabbè, Richard Long, gli ho fatto una mostra con lui in cui ho fatto camminare insieme lui sulle Dolomiti e Messner. Reinhold Messner, il grande esploratore. Non lo sapevo, io trovo Fulton fantastico, perché è un po' il mio sogno camminare, ma far vedere, ma non produrre. Cioè, mi piace l'idea della meraviglia, capisci? Mm-hmm. Cioè, che l'arte sia una meraviglia. Abbiamo delle altre cose da vedere? No, ma stai parlando di quel lavoro con la tela. Allora, voglio portarti, I wanted to show this piece, ti porto, sono in giro adesso per lo studio. Gira il computer.
Allora, ti porto qua, è un po' buio. Allora, ti faccio vedere i pennelli. Allora, io molti anni fa ho cominciato a costruirmi dei pennelli per fare questa scenografia, alcuni anni fa. E vedi, sono dei pennelli che si... Non so, no, guarda che non si vedono questi pennelli. Li vedi? Aspetta. Cioè, vediamo una piccola immagine in cui lei mostra i pennelli. Danilo, come facciamo a portarli in primo piano? Come dici, scusa? Ecco, adesso lo vediamo, sì. Ecco, vediamo questi... Ti vediamo, ecco, vedi questo lavoro, sì, informale dietro le mie spalle? Sì, sì, e poi vediamo che ci sono questi pennelli. Ah, tutti questi tubi, questi fili elettrici. Okay. Facci vedere questi pennelli di cui stavi parlando prima. Ecco, allora, lo vedi? Sì, sì, vediamo, vediamo. Allora, qui ci sono dei pennelli che sono serviti per fare questo lavoro, che sono componibili. Cioè, si tolgono le spazzole. Ah, ci sono, sono calamitate, insomma, ecco. Dipende. Aggiungo. In questo caso sono calamitate, ma ne ho anche, per esempio, questo pennello qui è d'incastro, vedi? Ah, ok. È d'incastro. Quindi c'è anche tutta una idea di costruzione, di invenzione. Per compattare degli quando strumenti gira, della... quando parte. Per ottimizzare nei viaggi. Questo perché io poi ci lavoro dentro. Il punto è... che vorrei fare un pennello unico di tutti questi esperimenti che ho fatto, come avere un coltellino svizzero, hai capito? Ah, ok. Vedi, questo lavoro è fatto su tarp. Cioè, io per questo progetto dell'oceano uso molto dei tessuti da riciclaggio. In Islanda ho usato quello che si chiama i sacchi di sale, che vengono usati anche dai pescatori per mettere il sale per la bait, che sarebbe l'esca, hai capito? Sì. Cioè, e quindi i pennelli servono per dare un certo tipo di gestualità, e naturalmente puoi avere dei pennelli anche, puoi lavorare anche in questo modo qua, per esempio. Cioè, il segno cambia. Certo. Ecco, questo che ci volevo far vedere. Se riusciamo. Sì, vabbè, ma comunque si capisce. Ecco, ti volevo far vedere questo. Strumento per fare i lavori e come il lavoro cambia a seconda dello strumento, vediamo, come lo strumento viene usato, no? Come dici? No, dico... È interessante questo costruirsi gli strumenti per la pittura e come la pittura cambia a seconda dello strumento, di come cambia anche lo strumento, no? Essendo un pennello dipende solo dal movimento della mano, ma anche da come vengono distribuiti, diciamo, i vari pennelli in questo multipennello, no? Vittoria Sfon. Ecco, comunque vediamo se hai da farci vedere qualcos'altro, anche perché siamo in chiusura. State in giro con l'iPhone. Can we show those pieces? Yes, give me one second. Ecco, un attimo, perché siamo quasi in chiusura, quindi abbiamo... Bene. Ti mando in giro la John che mi sta aiutando. Sì, sì. Ok, great. Ecco, vedi, questi sono tutti studi sulle tuniche. No, questi sono sempre lavori sulla scuola di Atene adesso. Sì, okay. Questi sono sulla... In questo studio abbiamo ancora una ricerca sulla scuola di Atene più astratta, come vedi. Uh-huh. E poi il discorso della scenografia del mare, di questi esperimenti con i pennelli, con le pennellesse. Uh-huh. Questi sono altri due lavori astratti e poi c'è questo. Ecco.
che è un po' più sempre sulla forma delle tuniche. Tutti gli altri lavori sono in giro. Ok. Bene. Vabbè. Ok. Ok. Bene, allora direi che abbiamo passato un'ora dove abbiamo visto molte cose, dove Vittore ci ha raccontato un po' il suo modo di lavorare, anche il suo modo di peregrinare, insomma, questo nomadismo che fa parte del suo essere, della sua arte, della sua vita. E quindi siamo in chiusura, quindi Vittoria, ti ringraziamo molto per averci ospitato nel tuo studio, e ringraziamo anche Jan Loden. Johan. Thank you, Johan. Bye. Johan. Bye. Beh, io ringrazio voi, è stato molto interessante. E chissà dove. Ciao, Vittoria, io ho il tuo numero, spero di sentirti presto. Va bene. Poi ringraziamo anche Barbara Vincenzi, la curatrice critica, che ha partecipato con noi oggi. Ringraziamo Radio Arte, ringraziamo Urge TV che appunto ci trasmettono in contemporanea in diretta per gli amanti della radio e della televisione. Ringraziamo Danilo Sciorilli per la regia e anche ovviamente ringraziamo tutti gli artnauti che ci seguono attraverso internet, le varie forme di internet, perché anche Urge TV e Radio Arte vanno in onda online. E quindi Danilo, ti pregherei adesso di mandare la sigla. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie. Al prossimo lunedì. Ciao.